Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix, buona domenica a tutti e oh mio Dio ragazzi, la saga di GTA ha compiuto ben 20 anni, pensate un po', è successo ovviamente questo mese, non particolarmente oggi, sia chiaro. Infatti ho deciso di fare questo video per mostrarvi la mia top 10 dei GTA che preferisco di più, da almeno preferito fino a quello che mi piace di più. Oltre a questo vi ricordo di schioccare a video un bel polliciozzo in su, fatemi sapere tra i commenti la vostra top 10 o comunque top 5 dei GTA preferiti se non li avete giocati tutti e niente, a me mi importa una sega della intro. Partiamo subito dalla numero 10, ovvero da dove tutto questo è cominciato, GTA 1 ragazzi. GTA 1 è uscito nell'ottobre del 1997 in Europa per PC e senza questo gioco probabilmente non sarei qui a fare questo video, perché è proprio da questo gioco che sono nati i vari GTA che abbiamo tutt'oggi. Questo è proprio il punto più basso della gigantesca montagna che abbiamo oggi con GTA 5 e GTA Online. E ci fa capire come il gioco è partito dalla visuale dall'alto fino ad evolversi maggiormente con la visuale in 3D e soprattutto in HD che abbiamo adesso. Insomma, fa molta impressione vedere come in 20 anni il mondo dei videogiochi si sia sviluppato in una maniera veramente incredibile. Chiaramente non c'è altro da dire riguardo questo GTA 1, perché comunque alla fin fine la sua storia non è poi così particolarmente interessante, ma oh ragazzi, è normale, insomma, questo gioco è uscito 20 anni fa, e 20 anni sono gli anni che ho io, capite? Ok, eccoci qui subito alla posizione numero 9, ovvero GTA London 1969-1961, rilasciati entrambi nel 99 per PC e PlayStation 1. Questi giochi, che in realtà sarebbero combinati in un solo gioco, sono diciamo delle espansioni che hanno migliorato ulteriormente la saga con l'aggiunta di nuovi veicoli ed una mappa intera. Ho inserito questo gioco perché si tratta praticamente dell'unico GTA in tutta la saga ad avere un ambiente fuori dalla America, proprio come il titolo ci fa capire ovviamente. Un'altra curiosità è che la sua città esiste realmente, grazie al cazzo, e non ha nomi inventati come il resto delle mappe negli altri giochi della saga. Inoltre è l'unico GTA ad essere ambientato negli anni 60. Sono queste caratteristiche che mi hanno fatto inserire la posizione numero 9, GTA London 69 e 61. Ma sapete una cosa che fa ancora più ridere? La Rockstar North, che si tratta praticamente del team della Rockstar che ha sviluppato praticamente tutti i GTA, o comunque la maggior parte dei giochi, tra cui lo stesso GTA Online, nonostante il loro quartier generale sia posizionato in Gran Bretagna, non ha sviluppato questo GTA che sarebbe a Londra, bensì questa combinazione di giochi a Londra di GTA è stata sviluppata dalla Rockstar Canada. Fa veramente ridere, cioè io lo inserirei in un episodio della logica di GTA perché non ha un grande senso, però sti cazzi. Alla posizione numero 8 abbiamo GTA Liberty City Stories, che io giocai sulla mia vecchia PSP e che ho regalato ad un mio vecchio grande amico di Reggio Emilia che adesso fa il cuoco in Francia, ovvero il grandissimo Hamza, che saluto anche se non so se vedrà questo video, da tantissimi mesi che non ci sentiamo. Liberty City Stories è uscito nel 2005, a me questo gioco è piaciuto parecchio, soprattutto per le vicende che riguardano la mafia, il che in questo gioco possiamo diciamo avvertire quel qualcosa di italiano. Addirittura, per chi non lo sapesse, Liberty City Stories è presente una persona italiana, proprio nato in Italia, che ha doppiato un personaggio del gioco, ovvero Massimo Torini, doppiato da Duccio Fagella. Salvatore, Sicily never wanted questo schifo di città, but when tribute driver, what could we do? È un peccato però vedere come Liberty City Stories sia uscito dopo San Andreas, ma nonostante questo poi si è rivelato un GTA abbastanza vuoto, voglio dire, molto bello, la storia è molto interessante, ma dopo aver completato la storia di Liberty City Stories ti rendi conto che non c'è molto da fare. Questa è la mia unica delusione riguardo questo gioco. Per chi volesse conoscere la storia in breve, abbiamo questo ragazzo di nome Tony Cipriani che ritorna a Liberty City per lavorare per conto di Salvatore Leone, capo della famiglia
Lione. E da lì poi nasceranno tutte le vicende di questo gioco. Nonostante sia un gioco abbastanza vuoto, senza contare la sua storyline, consiglio di giocarlo almeno una volta, soprattutto se siete italiani e amate le storie in stile mafia. Eccoci qui con il mio settimo GTA preferito, ovvero GTA 3, il primo GTA in assoluto con la visuale in 3D e non dall'altro. E GTA 3 è stata la rivoluzione completa della nostra saga. Senza la creazione di questo gioco non so quanto GTA sarebbe diventato fantastico come l'ultimo episodio della saga a cui giochiamo tuttora pure dopo 4 anni dalla sua uscita. Purtroppo come GTA al giorno d'oggi fa abbastanza pena giocarci perché le missioni sono molto complicate e ci sono veramente un sacco di bug, per questo sconsiglio di giocarlo. State tranquilli che la storyline di GTA 3 non è che sia tutto sto chissà cosa, eh. Nonostante questo dobbiamo comunque ringraziare GTA 3 perché chissà come sarebbe stato GTA senza lo sviluppo di GTA 3, davvero una bella domanda. Numero 6, GTA Vice City Stories. Questo gioco per essere stato per PSP non è niente male ed è stato il primo GTA ambientato in Vice City dove finalmente il personaggio può nuotare a discapito dello stesso GTA Vice City. La cosa bella di Vice City Stories è che praticamente ha le stesse meccaniche di San Andreas, la sua grafica e tutto quant'altro il resto è stato praticamente quasi copiato da questo gioco. E se vi è piaciuto GTA San Andreas allora vi consiglio di giocare a Vice City Stories perché diciamo che ha comunque delle prestazioni a livello videoludico molto simili, nonostante comunque non riesca a raggiungere nemmeno minimamente i livelli di GTA San Andreas. Mamma mia ragazzi, invece ecco qui un GTA a mio parere spettacolare pure oggi, ovvero lo stesso Vice City alla posizione numero 5, eccetto per il fatto che il 70% di questo gioco è stato scopiazzato dal film Scarface, ma a dettagli. Non c'è niente di male chiaramente riguardo questa cosa, lo sviluppo di questo gioco è venuto molto più che bene. Ai tempi, secondo me, era il gioco più bello in assoluto nel mondo dei videogiochi. Chiaramente parliamo di circa 14/15 anni fa. Già solo la sua copertina spacca troppo, ma oltre a questo, in questo gioco sono state aggiunte tantissime auto sportive, tantissime armi, un nuovo sistema di combattimento che spacca troppo, una storia grandiosa, ma soprattutto le canzoni che possiamo ascoltare dentro questo gioco. Io penso che Vice City sia tutt'oggi uno dei videogiochi con la raccolta di canzoni più belle nel mondo videoludico. Vice City secondo me è stato il GTA dove praticamente la saga ha spiccato il volo. Chiaramente non raggiunto la cima perché la cima l'ha raggiunta grazie a San Andreas, però secondo me questo diciamo che è stato il videogioco dove ha fatto spopolare veramente parecchio la saga di GTA in tutto il mondo. Come gioco secondo me è più che giocabile pure oggi a discapito di GTA 3 e insomma dobbiamo ringraziare Vice City se poi la Rockstar è riuscita a creare San Andreas. Se state cercando un GTA più nostalgico, Vice City farà sicuramente al caso vostro. Io spero vivamente che la Rockstar possa usare la mappa di Vice City in un lontano futuro, vorrei proprio vedere che cazzo viene, chissà, perché secondo me la mappa di Vice City è veramente un capolavoro. Diciamo che Vice City ha quell'ambiente, oltre che nostalgico anni 80, ma ha quell'ambiente che ci fa ricordare l'estate, insomma, la bella vita. Numero 4, ovvero la raccolta dei due GTA di nome GTA Episodes from Liberty City, che contiene sia The Ballad of Gay Tony che The Lost and Damned. Questa raccolta di giochi è spettacolare perché dà l'occasione al giocatore di avere una prospettiva diversa su Liberty City con il controllo di entrambi i protagonisti e ci fa capire che alla fin fine nessuno è davvero cattivo. Lo dico perché ci sono alcune scene dove Johnny, Lewis e Nico si scontrano tra di loro. È da qui che possiamo avere proprio la visione dei tre protagonisti completa senza avere subito quel pregiudizio nel dire che ad esempio Lewis è cattivo solo perché si è scontrato con Nico. Ci fa capire che sono i problemi a portarci contro gli altri. Parlando di The Ballad of Gay Tony, questo gioco a me è piaciuto perché è stata la novità che ha portato in questa saga. Questa espansione è riuscita a portare ciò che GTA 4 non aveva, dalle tantissime armi esplosive fino a nuovi veicoli come lo stesso APC che abbiamo tutt'oggi su GTA Online, o ancora l'aggiunta del paracadute, minigiochi, missioni a punteggio con le medaglie, bombe adesive e tante altre novità ancora. O ancora addirittura il famosissimo Buzzard, ragazzi, il Buzzard. Poi sono state aggiunte anche tantissime altre cose come il paracadute, i minigiochi, le missioni a punteggio con le medaglie che in GTA 4 non c'erano, le bombe adesive. Infatti dopo che questo gioco era uscito, GTA 4 Online non lo toccai praticamente quasi mai, giocai solo all'online
quindi The Ballad of Gay Tony, che era molto ma molto più completo. Nonostante questo, delle tre storyline, a me personalmente è piaciuta quella di The Lost and Damned, molto più profonda e toccante a livello di sentimenti. Al gradino più basso del podio ho voluto aggiungere lo stesso GTA 4, un capolavoro del mondo videoludico. È un gioco che o ami tantissimo oppure ti fa schifo al cazzo, e io rientro nella prima categoria. Questo gioco mi ha colpito soprattutto in primis per la grafica. Nel 2008 vedere una grafica del genere ti faceva proprio avvertire quella sensazione di essere nel futuro. Ma ora non è niente di che, per carità, ma prima, ragazzi, vi assicuro che GTA 4 aveva una grafica a dir poco indescrivibile agli occhi di un videogiocatore nel 2008. Poi mi è piaciuto perché ha uno stile molto cupo, drammatico, sia per quanto riguarda la colonna sonora che la sua storia. Io sono cresciuto con GTA 4, ma soprattutto con il suo multiplayer, dove non esistevano soldi, garage, auto da comprare e cose simili che abbiamo ora in GTA Online, ma solo armi da raccogliere a giro per la mappa, una semplice pistola o auto da rubare, vestiti che si sbloccavano con l'aumento dei livelli, ma niente di più, ragazzi. Io riuscivo a divertirmi anche con poco, andando in modalità libera con i miei vecchi fra, che purtroppo adesso non sento più da anni, ed è grazie a loro che ho cominciato a fare video su YouTube. Avevo un canale di nome WillyTheKid97 Italia, che se volete vi lascerò in descrizione, ma non vi consiglio assolutamente di guardare, non fatelo, ragazzi, dove caricavo video di GTA 4 e tantissime altre cose ancora, ma video veramente schifosi, veramente orribili. Vabbè, io lo lascio in descrizione, poi fateci cosa vi pare. In questo multiplayer ci divertivamo quando glitch pazzeschi, stunt, facevamo deathmatch a rota, gare e quant'altro ancora. Mi ricordo le ore passate a cazzeggiare con i glitch dell'altalena. Ci sono davvero tantissime cose da raccontare in questo gioco. E praticamente in questo gioco i livelli erano solo 10 e serviva solamente per sbloccare il trofeo d'oro, ma nient'altro, insomma. In free mode, quando ti collegavi in free mode, tutti quanti erano allo stesso livello, parlando di energie, armi, veicoli e cose del genere, in quanto non si poteva comprare praticamente nulla. Piccola curiosità, GTA 4 è stato il primo gioco a far parte dell'universo HD dei videogiochi in questa saga. Alla numero 2 abbiamo GTA San Andreas, il primo GTA in assoluto che personalmente ho avuto e che mi ha fatto innamorare di questa saga. Sono convinto del fatto che GTA San Andreas è stato il gioco che ha rivoluzionato maggiormente questa saga, senza alcuna ombra di dubbio. Innanzitutto, la storia di San Andreas è a dir poco fantastica, riesce a prenderti per tutto il corso del gioco con quello stile gangsta, dove vediamo un uomo partito dal suo piccolo quartiere fino a conquistare praticamente tutta la città, facendosi un mazzo gigantesco e rischiando la vita nel corso delle vicende per salvare se stesso, ma soprattutto gli altri. Poi ovviamente in questo gioco abbiamo avuto tantissime innovazioni che addirittura GTA 5 non possiede, come la scuola di guida, la palestra e il jetpack, tre mappe giganti in un solo gioco, il sistema di combattimento. Ragazzi, la lista è veramente abnorme: giocare d'azzardo, comprare proprietà, fare guerre tra gang, giocare a basket. Come vedete, ci sono parecchie cose che GTA 5 non possiede. Se non fosse stato per GTA Online, sicuramente GTA San Andreas sarebbe arrivata alla prima posizione. Però non è così, abbiamo GTA 5. Perché ho scelto proprio questo gioco? Ovviamente gran parte di questa scelta è stata grazie a GTA Online. Però raga, diciamocelo, non c'è cazzi, secondo me GTA 5 è l'episodio più divertente del gioco, a partire dalla grafica che ha rivoluzionato non solo la saga stessa, ma l'intero mondo videoludico. È un gioco che, porca puttana, ci giochiamo pure tutt'oggi. Senza questo gioco, probabilmente, vi dico la verità, avrei smesso di giocare a videogiochi, o comunque ci avrei giocato molto spudoratamente, tipo una volta ogni, che ne so, un mese, una roba del genere. E adesso dirò una cosa che forse a molti potrebbe dar fastidio, però sappiate che questo è un parere personale, sia chiaro, è solamente una cosa soggettiva che penso io. Secondo me i giochi della PS4 sono stati molto deludenti nel corso degli anni, ed è per questo che io vi dico che senza GTA 5 probabilmente avrei perso la passione da videogiocatore. Infatti io lo reputo anche tutt'oggi uno dei migliori videogiochi al mondo. Non esiste gioco fatto meglio come questo. A livello di divertimento, secondo me, e soprattutto costanza, non esiste videogiooco che riesce a battere GTA 5 sotto questo punto di vista. Qualsiasi cosa appare a Los Santos ha dei dettagli molto particolari che addirittura non riusciamo a notare nemmeno tutt'oggi. L'unico difetto di GTA 5, secondo me, è la storia, che non è riuscita a colpirmi più di tanto, ma eccetto questo non esiste altro difetto, che poi comunque è un difetto giudicato a livello soggettivo. Magari a qualcuno di voi è riuscito a prendervi di più rispetto al sottoscritto. La cosa più bella in assoluto comunque è GTA Online, dove la Rockstar è sempre riuscita a mantenere il divertimento del multiplayer, aggiungendo sempre cose inimmaginabili o attività da giocare costantemente, il tutto con la
l'aggiunta di DLC gratis. Parliamo di ben più di 15 espansioni aggiunte in un gioco multiplayer. È vero, spesso aggiungono cagate attraverso queste espansioni, ma non possiamo lamentarci, sono DLC gratuiti e queste cagate non sono comunque obbligatorie da acquistare, quindi secondo me alla fine non c'è nulla di male. Abbiamo rapine, business, gare, attività create dalla nostra comunità dei giocatori, nuove modalità competizione, veicoli di tutti i tipi, pure veicoli al di fuori del livello della fantasia, una mappa enorme con cui cazzeggiare insieme a tantissime persone, appartamenti con diversi stili, missioni. Raga, la lista non finisce mai, ma sapete benissimo a cosa mi sto riferendo. Vi giuro che a livello di divertimento GTA 5 è il gioco più bello e divertente in assoluto nella lista dei miei videogiochi preferiti. Questo però a livello di divertimento sia chiaro, e non a livello di, diciamo, emozioni per quanto riguarda la sua storyline. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere tra i commenti la vostra lista dei GTA preferiti, e se volete date un'occhiata al gruppo Telegram GTA V World che vi lascerò nella descrizione. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video.